Questo congresso nazionale di LegaCoop sancirà la scelta definitiva dell'Alleanza delle Cooperative Italiane come orizzonte di rappresentanza della cooperazione del nostro Paese. Vuol dire unificare le tre centrali storiche, LegaCoop, Confcooperative e AGC, e quindi superare la dizione della cooperazione rossa, bianca e verde come già seguiti dal dopoguerra. Questo è un processo importantissimo, per certi versi storico e anche ineludibile, visto che ormai certe differenze non hanno più ragione di essere. A Reggio Emilia lo abbiamo anticipato perché nel maggio scorso abbiamo costituito l'Alleanza delle Cooperative Reggiane, che si è dato un proprio piano di lavoro e alcuni organismi che sono già all'opera e che stanno già producendo una serie di iniziative per la città, a cominciare dal tema del welfare, della cooperazione di comunità e di iniziative in campo agricolo. Questa dell'Alleanza delle Cooperative è una scelta definitiva. Nel 2017 verrà unificata la rappresentanza nazionale. Qui a Reggio ci siamo dati l'obiettivo di stimolare il percorso nazionale per fare in modo che avvenga il prima possibile, così riportando a unità la rappresentanza e rappresentando la cooperazione nei confronti della società come una cultura diversa, unitaria, inclusiva e naturalmente volta a creare una società più equa.